Buonasera, buonasera, eccoci in diretta da Genova, da Via Canevari, uno dei luoghi più colpiti dall'alluvione. L'allerta meteo, lo ricordiamo, è in vigore fino alle 24 di oggi. La situazione al momento sembra essere abbastanza tranquilla, dicevate bene da studio. Oggi un violento nubifragio si è abbattuto su Genova, al momento non si registrano danni. Accanto a me c'è il tenente colonnello Fagioli dell'esercito, sono arrivati altri uomini, il contingente di circa 200. 150 uomini, state utilizzando uomini e mezzi proprio per cercare di risolvere la situazione. Colonnello, c'è un termine, voi rimarrete qui a Genova fino a quando? Fino a quando ce ne sarà bisogno, naturalmente. Gli interventi coordinati dalla prefettura stanno dando ottimi risultati. I 230 uomini dell'esercito lavorano insieme a tutte le altre forze coinvolte. L'attività è principalmente quella di rimuovere macerie e detriti lasciati dalle acque. Ecco, lo ricordiamo, noi ci troviamo in via Canevari, a due passi da Borgo Incrociati. Nei collegamenti dei giorni scorsi questa strada era completamente un tappeto di fango. Ricordate veramente montagne di detriti, alte anche 3 metri. Oggi, anche grazie all'esercito, via Canevari ha cambiato totalmente aspetto. Sì, siamo intervenuti anche in alcune località della provincia di Genova, dove anche oggi la pioggia è caduta incessante. E allora oggi noi siamo andati fuori dal centro di Genova, siamo andati prima a Riverolo dove ci sono 28 famiglie che sono senza casa a causa di un crollo di un muraglione e poi siamo andati a Ponte Carrega. Si parla tanto di prevenzione di dissesto idrogeologico, lì il cemento non si ferma, la colata di cemento prosegue senza sosta e questo preoccupa molto gli abitanti di questa zona. Io ringrazio molto il tenente colonnello Fagioli, adesso il servizio con cui vi restituisco la linea. A voi Roma. Rivarolo, periferia di Genova. Giovedì notte 28 famiglie hanno dovuto abbandonare le loro case. La pioggia ha letteralmente sgretolato un muraglione alto 8 metri che si è abbattuto su questa palazzina in via Tofane. Senza casa, rabbia e paura per il futuro. Mi sto arrangiando da mia figlia perché ma siamo in 8 persone. Come si fa a stare in un appartamento in 8 persone? Ma hanno detto qualcosa oppure no? Assolutamente niente, siamo in balia del niente, non sappiamo niente, stamattina dovevamo presentarci qua tutti quanti alle 8, ci siamo presentati e non abbiamo visto né protezione civile, né comune. Perché prima avevate la scusa del sabato e la domenica, oggi è lunedì, dovete essere tutti attivi. Tutti, lei è isolato, io sono senza casa in mezzo alla strada, va bene? Anche dei Con due bambini piccoli, piccoli cercate di venirci abbiamo. incontro, ci avete rotto le palle. Da Rivarolo ci spostiamo di qualche chilometro nella Val Bisagno, nei pressi di Ponte Carrega. Mille polemiche in questi giorni sul dissesto idrogeologico, ma qui la costruzione del mostro, così la chiamano gli abitanti della zona, va avanti senza sosta. Un enorme centro commerciale a pochi metri dal rio Mermi. Il cemento non si ferma. Per costruire quel centro commerciale è stato imposto di mettere mano alla regimentazione del fiume. L'hanno fatto? È stato fatto, ma Ma funziona? l'altro giorno non ha funzionato un granché bene. E l'acqua dove è arrivata? Qua solo 50 centimetri, per fortuna, nel senso che nel 2011 è stato peggio. Comunque qua è arrivato mezzo metro d'acqua, il Mezzo fango. metro d'acqua, sì.